della famiglia delle cucurbitacee, come il cocomero e il cetriolo, ed è l'ortaggio più grande che esista. Fu introdotto dalle Americhe nel XVI secolo, ma più di 1 milione di tonnellate sono prodotte in Europa, soprattutto in Italia. La zucca è la regina della tavola, soprattutto al nord, dove viene usata nei modi più creativi e fantasiosi, dai primi piatti più sfiziosi, minestre, risotti oppure deliziosi tortelli, sino ai dolci più delicati. Ma con la zucca si possono fare tante altre cose. Intagliata e seccata, costituisce la cassa armonica per strumenti musicali etnici, come le maracas. Oppure svuotata e illuminata dall'interno, rappresenta la maschera simbolo della festa di Halloween, che si celebra ogni 31 ottobre alla vigilia di Ogni Santi. Diamo il benvenuto al nostro nutrizionista Mauro Mario Mariani. Benvenuto a Cose dell'Altro Geo con il suo cubo dei colori. Allora, caro Mario, la zucca in Italia è vista prevalentemente e soprattutto per il periodo di Halloween, quindi viene utilizzata per portacandele. Abbiamo sentito nella scheda anche può essere utilizzata magari come cassa di risonanza, quindi come strumento musicale. Anche come fiasco. Anche come fiasco, ma in realtà pochi sanno delle proprietà della zucca, che fa benissimo ed è buona. Che sono notevoli. E quale? Ecco. Sono notevoli, soprattutto la inquadriamo nel colore arancione, la zucca. Ha questa caratteristica di avere tanto beta-carotene, carotenoidi, addirittura 559 microgrammi di vitamina A. È tanto? È tantissimo. Quindi questo colore gli rende giustizia sia esternamente ma anche internamente. Abbiamo visto anche la scorsa settimana del kaki questa caratteristica della buccia uguale in maniera evidente all'interno. Ecco, hai detto tanta vitamina A. Vitamina A fondamentale per? È per le difese. Quindi non a caso la natura in questo momento ci dà i kaki, ci dà l'arancio, ci dà la zucca. Proprio per consentirci di contrastare l'arrivo delle prime malattie virali da raffreddamento. Ecco, quindi un consiglio che dobbiamo dare a tutte le persone tanto che sono a casa, in questi giorni. Anche a tutti i genitori, i nonni che ci seguono, voi dovete fare, bisogna essere furbi, perché non bisogna aspettare che arrivi il virus, quindi l'influenza, il raffreddore, ma dobbiamo prevenire mangiando ad esempio non solo esclusivamente la spremuta d'arancia, ma iniziando a mangiare le crocifere o addirittura ecco, la zucca, perché oggi parliamo della zucca. Allora, che cosa contiene? Acqua? Tanta acqua, il 94% di acqua, tantissimo. Quindi è tantissima acqua, quindi viceversa pochi zuccheri, 17 calorie per 100 grammi, nulla. Quindi si può associare assolutamente il piatto tipico, il risotto alla zucca, o anche i tortelli di zucca nel mantovano, che sono un pasto molto prelibato, ma a basso contenuto calorico. Poi abbiamo ricca di fibre, carotenoidi, vitamina potassio, C. Ripetiamo potassio, ripetiamo ogni volta questo fatto del potassio, spesso associato a cibi arancioni, come era la scorsa volta il kaki. Oggi la zucca, inversamente ai kaki, che ricordiamo l'alto contenuto calorico, è il cibo per lo sportivo, la zucca. Quindi, prima di far sport, un cibo che contenga zucca gli dà il potassio necessario per non andare sotto stress il muscolo, quindi avere i crampi. Ecco, e non solo quindi la banana, come andiamo a pensare. Esattamente. Ci sono tanti altri prodotti. Anche perché la banana da dove arriva, quanto impiega ad arrivare. E come viene coltivata. E come viene coltivata. La zucca ce l'abbiamo noi qui in casa. Utilizziamo i nostri prodotti. Fosforo calcio, e calcio. Fitosteroli. Cucurbitina. Questa è la prima volta che la troviamo. Sì, è proprio specifica dei semi della zucca. È un aminoacido tipico. Allora, dei semi, aspetta, ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo dei semi. Proprietà antiossidante, ipocalorica, vermifuga, anti-aging della pelle, previene le disfunzioni delle vie urinarie e diuretica. Sì, è un antinfiammatorio naturale, dopo parleremo dell'azione dei semi, ma il suo succo anche per il fatto della sua che incentiva la diuresi, quindi è un ottimo diuretico naturale. Per quanto riguarda però tutti quei succhi, attenzione, perché piace ecco, sottolineare anche il fatto che non tutti i succhi sono uguali e poi spesso il colore, ieri con Ciro Vestita si parlava del pistacchio verde nei gelati, ma in realtà quando si lavora diventa marrone. Ora, anche nei succhi di frutta c'è tanto colorante. Purtroppo sì, e ora con autorevolezza, non è soltanto più un sospetto che va avanti da 6 anni, da quando uno studio inglese vide proprio nei bambini iperattivi che escludendo i coloranti, gli addensanti, questi miglioravano assolutamente il loro comportamento. Il 20 luglio 2010 il Parlamento europeo, l'EFSA, proprio deputata a questo tipo di legislazione, ha fatto legge un editto che dice che bisogna togliere i 9 coloranti più pericolosi. Fra questi il giallo, abbiamo visto l'altra volta la spremuta di cedro, che era opalescente, non giallo viva. Certo. Lì c'era la tartazina.
cocciniglia, oppure sulle bibite rosse c'è la cocciniglia. Quindi attenzione, innanzitutto genitori, da collega vi dico, ai nostri figli diamogli tanti succhi di frutta, ma facciamoli noi. Ecco, ad esempio adesso parliamo della zucca. Si può fare un succo di zucca? Assolutamente, è molto consigliabile per quell'aspetto diuretico che dicevamo stamattina, ma anche per pulire il tratto gastrodigerente, intestinale, fino all'intestino, perché ha proprio un'azione specifica la cucurbitina, quella sostanza, quell'aminoacido che dicevamo prima, è contenuto nei semi ed ha proprio un'azione vermifuga, quel fatto lì che leggevamo, proprio di togliere il verme solitario. Ecco, ma come si fa il succo di zucca? Il succo di zucca si prende la zucca, l'importante è tenerci dei semi e si frulla. Si frulla si spreme adeguatamente con un simile spremi agrumi, uno spremi frutto. Ma non dimentichiamoci una cosa che forse a volte distrattamente si ignora, che noi siamo cresciuti mangiando zucca, i briscolini, negli stadi. Quindi, quando venivano dati, i briscolini, è difficile trovarli anche in questi, e comunque non salati. Scusami, non salati? Non salati. Quindi utilizziamoli, ma che facciamo? Li facciamo seccare? Li facciamo seccare. Li prendiamo, eccoli qua, li vedete, sono qui? Qui, eccoli qua. E sono buonissimi. Li prendiamo e li facciamo seccare. Ma scusa una cosa, ma li prendiamo, eccoli. Quali sono i cibi oltre al latte? E quando bisogna mangiare la zucca? In quale parte della giornata? Prima, dopo il pasto, durante? La zucca, come abbiamo visto dalla scheda, può essere in tutto il menù. In tutto il menù, dal dolce, ma un consiglio pratico per la mamma, perché la zucca costa anche poco. Per colorare il nostro piatto può essere l'arancione dell'insalata, perché contiene molto più beta-carotene rispetto alla carota, che lo siamo sempre di paragone, no? L'abbiamo visto sia con lo zafferano che anche col melocachi. Il rapporto di carotenoidi è inferiore nella carota, anche se si chiama proprio così. Quindi può essere anche la base per dei dolci, perché comunque fa volume, quindi da aggiungerci poi altre sostanze più caloriche, come per esempio la banana o il kaki, cioè fare per esempio una crostata con tutti i prodotti, esatto. Che non solo diventa bella che la andiamo a colorare, ma diventa anche buona e nutriente. Nutriente. E ribadisco il concetto importante dei semi, e di tutta la frutta secca, che vanno assolutamente consumati nell'arco della giornata per garantire proprio questo apporto di sostanze utili e oleose. E quali sono invece dei prodotti da evitare per chi ha questi tipi di problemi da gestire? Oltre al latte? Oltre al latte ci sono anche certi tipi di carni rosse che quindi aumentano questa situazione. Quindi verdura, tanta frutta, verdura, i cinque colori della frutta e della verdura. I cinque colori che continuiamo a ripetere. Allora, ringraziamo Mauro Mariani, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Allora, la sera, in questo periodo, quante volte noi ci addormentiamo con il pensiero magari di poter vincere? Quante volte lo fai, Mario, di poterti risvegliare con una vittoria? Quindi ti svegli dicendo, vincerò. Vincerò. La la la.